Ricordo ai gentili telespettatori che la prima tranche della linea Umizu è on the line, come dicono i giovani, un fantastico regalo di Natale per parenti, amici, sorelle o fratelli che nuotano, perché no, costumi per lei, per lui e soprattutto una fantastica cuffia per entrambi. Link in descrizione. Se ve lo state chiedendo, sì, per fare questa stupidaggine mi sono dovuto buttare all'indietro e poi sì, va bene. Ciao a tutti, questo è Electric Apu. Se state minimamente seguendo ciò che sta accadendo su questo canale, è un forte appassionamento per le lotte Pokémon competitive. In particolare per le lotte doppio, in cui ho fatto un tentativo l'ultima volta e sono stato sopraffatto, diciamo così, da strategie più avanzate delle mie, molto, molto più avanzate delle mie in particolare, perché mi è stato spiegato che molti utilizzano il rental team, quindi team che sono affittabili, utilizzabili, creati magari da dei veri pro, come ad esempio campioni veri della scena competitiva Pokémon. In particolare, se ricordate, la distruzione di Lucario che ha spaccato, swipato via la mia squadra. È molto male quel Whimsicott. Sta muore Glaceon, ovviamente. Il mio personale scopo su questo gioco non è soltanto diventare bravo nel competitivo, ma soprattutto farlo con i Pokémon che mi piacciono. Cioè, non voglio scendere a patti con, ok, allora anch'io prendo il rental team di Tizio e spacco i culi a tutti. No, io voglio che il mio team sia un counter di questi team meta e che funzioni. E vi dico la verità, ora funziona, perché quel team l'ho rincontrato e l'ho spaccato. Purtroppo non ne ho le prove, quindi oggi registrerò finché non ritrovo quel team e porca miseria, lo rispacco davanti a voi. Cascasse Jesus! Sceso in cielo, sceso dal cielo, dalla terra, come mi pare. Vorrei anche fare un tentativo per questo video di abbassare completamente la musica a zero, così che la metta io. In particolare metterò musica di Glitch City, un canale YouTube che fa remix super pro di canzoni a tema Pokémon da una vita. Lei è la migliore e in molti Poketuber, chiamiamoli così, esteri, la utilizzano. Ne approfitto anche per, tra virgolette, scusarmi della mia ignoranza, perché l'ultimo video che è uscito con Giulio, quello in cui ci siamo costruiti dei team con gli scambi magici, in realtà è un format che a quanto pare fa Sidonia da molto molto tempo. Per onore alla trasparenza, e io l'ho visto in un video che è nella mia cronologia, che adesso vi farò vedere, ed è da quello che mi sono ispirato. Poi, andandomi ad informare, ho visto che è un format che il mondo intero fa, comunque sia, mi dispiace sempre quando uno si impegna che ti puntino il dito, ah, hai copiato il Tizio, Caio e Sempronio, quando uno stava semplicemente giocando, ok? Detto questo, vediamo molto velocemente la squadra, quindi Flygon e Glaceon sono ancora presenti, i miei Pokémon preferiti, presenti, pronti a prenderli sui denti. Sono cambiati un po' i moveset e sono un po' indeciso se dare questi occhialini qua a Lady Maria, ma questa è un'altra storia. Ho aggiunto Umbreon, il mio caro vecchio Umbreon, che c'è. C'era il primo video fatto di questo Pokémon competitivo, si chiamava ancora Umbreon e l'ho chiamato Alex Hack in onore di questo ragazzo che ha risposto al mio post della community con un testo super curato, super approfondito su una mia domanda inerente a Pokémon e in particolare alla mossa Fake Out Bruciapelo. Alex Hack, che mi ha quindi salvato il culo durante un combattimento, il tuo nome lo do a Umbreon. La nuova aggiunta è Jojo. Ok, avevo bisogno di un attaccante con Bruciapelo per evitare che tutti i bastardi con i team rental facessero quel che cacchio vogliono loro, insomma. Quindi baffare Lucario, settare vento in coda, robe del genere. Io dico, no no, inoltre Jojo. Sì, ho chiamato Jojo perché sto vedendo Jojo finalmente e mi sta piacendo. Ha anche questo attacco che si chiama Parting Shot, che è molto molto comodo e l'ho abbinato ad un Gyarados, è un tipo d'attacco che userò soprattutto quando mi trovo delle bestie con un attacco molto pesante davanti a me o che si vogliono buffare a dismisura. Adesso lo vedrete. L'aggiunta di Alex è giustificata dal fatto che la sua abilità nascosta è che non può flinciare e quindi, abbinato a Gengar che è spettro, quindi gli attacchi normali non possono essere fatti a Gengar, lui non può flinciare. Quando mi trovo davanti un ludicolo con nuoto Velox che vuole flinciarti a tutti i costi, io gli dico no no no. Cosa che è successo è che Alex Hack mi ha spiegato nel post della community. Grazie Alex di nuovo. Direi che a questo punto possiamo
collegarci al mondo del on the line, come dicono i giovani, e attestare questo team. Siamo 9 sconfitte, 7 vittorie. Io vorrei giocare molto, molto, ma molto, ma molto di più di quanto riesco, ma questa è la situazione, quindi posso soltanto divertirmi insieme a voi e non puntare chissà che master rank, eccetera, eccetera. Forse a Natale, durante le feste, chi lo sa. Ok, è stato trovato un allenatore, James. Vediamo James cosa porta. Anche questo è un team molto zozzo, perché James con questo team qui in realtà mi metterà parecchio in difficoltà, perché è l'unico team per cui non ho un chiaro counter, per cui potrei pensare vagamente di sostituire prima o poi quel Glaceon con Sylveon. Io penso che qui potrei partire anche con Flygon in realtà. Gengar, Glaceon e Flygon. Ok, vediamo un po'. Che Glaceon è sempre così difficile da settare, come se dovrei fare un team con la grandine assicurata per far funzionare Glaceon. Un Glaceon con gli occhiali della scelta è l'unica che mi viene in mente. Eccoli lì, Tyranitar e Excadrill, in modo che quel maledetto Excadrill sia estremamente veloce grazie a questo fatto, no? Di conseguenza però io posso evitare che l'Excadrill faccia troppo come gli pare, fermandolo e poi maxandomi con Gengar un Max Hailstorm. Dovrei riuscire a cambiare quindi il tempo e a eliminare il fattore che lui è così veloce. Sì, direi di proseguire così. Comunque sia, il mio Gengar può ancora essere tranquillissimamente shottato da Excadrill, cosa che ho già sperimentato. Non so se vale anche da Tyranitar, suppongo proprio di sì. Però voglio provare, voglio vedere cosa accade se seguo questa strategia. Quindi Gengar Dynamax, Fake Out di Morpeko, perché il Morpeko dice no, tu non fai come ti pare, mi hai capito? Non ti muovi, ha flinciato. Tyranitar fa assicurazione, ok, molto doloroso, quindi è molto veloce quel Tyranitar, signori. Perché è così veloce quel Tyranitar? Domanda. Perché è così veloce quel Tyranitar? È un po' troppo veloce quel Tyranitar. Non mi piace affatto. Morpeko, il Focus Sash ormai è rotto. E adesso devo capire a chi abbassare l'attacco, perché quel Tyranitar fa molto male. E non capisco come faccia a essere così veloce. Perché era così veloce? Perché ha attaccato prima del mio Gengar? Anche lui può raddoppiare la sua velocità? Punto di domanda. Stiamo a vedere cosa succede. Sì, Tyranitar è incredibilmente veloce perché sto la scelta per forza. Parting shot. Quindi a lui abbasso un po' l'attacco, sto bastardo. E qui ci butto un bel Flygon. Qui ci butto un bel Flygon perché lui potrebbe far terremoto. E io non voglio avere nulla a che fare con il suo terremoto. Brick Break. Ha fatto l'attacco lotta perché pensava che ci fosse. Morpeko. Giustamente. Allora, io rilancio Morpeko, che adesso Morpeko può di nuovo fare bruciapelo. Però adesso devo capire chi devo picchiare di questi due, perché mamma mia, questo è very dangerous. Tyranitar è very dangerous ed è molto veloce, quindi dovrei fare il fake out sia a lui, cioè a Tyranitar, fermarlo perché appunto è più veloce del mio Flygon se ha sto la scelta. Non capisco davvero che potesse raggiungere simili velocità. Quindi lui ha flinciato, non mi interessa. Super Power. Addio Tyranitar. Tyranitar se ne va via. Brick Break.
Quindi Morpeko se ne va, come era ovvio che sia. È qualcosa scelta quell'Excadrill che continua a fare Brick Break? Domanda. Adesso entra in campo la mia cara Glaceon, che con la grandine dovrebbe sparare un po' di bore dolorose. E Rotom è d'erba, quindi il Rotom pure dovrebbe andare abbastanza a fare in culo. Allora, ragioniamo. Quel Rotom è veloce? Sì, quanto? Io intanto l'Excadrill lo seccherei, sinceramente, quell'Excadrill. Per estrema sicurezza. È un Blizzard. Chissà se Rotom riesco a portarmelo a casa. Superpower, Flygon è più veloce. Excadrill se ne va. Vediamo quanto è veloce quel Rotom, perché vabbè, sicuramente è più veloce della mia Glaceon. Volt Switch. What? Un critico? Per la miseria, un critico che sicuramente ha contato qualcosa. Perché ha fatto un male cane. Dragapult. Dragapult? È un bene. Pure shiny, ultra shiny addirittura. Però questo te lo becchi in faccia, Dragapult. Vaffanculo. Vaffanculo, Dragapult. Ai, bambini, oh. Ah, vedi, Dragapult, brava Glaceon. Attenzione, che si recupera anche. Chissà che cosa si aspettava come attacco. Cioè, hai un Glaceon davanti. Che attacco ti aspettavi? Spiegami. Adesso Rotom che cosa potrebbe fare? Onda calda, no, perché è d'erba. Che attacco micidiale potrebbe mai farmi? Volt Switch non mi uccide perché prima quello era un critico. Lo dinamazza, attenzione. È vero, mi sono scordato che lui non l'ha usata per niente, quindi se l'è tenuta proprio l'ultimo. Cosa che dovrei imparare anch'io a fare. Però è che io ho bisogno tante volte di giocarmelo pur di controbattere le tattiche di chi mi trovo davanti. E no, se mi ammazza Glaceon è finita, signori. Glaceon, maledizione. Maledizione, Glaceon. Ti sei comportata bene comunque, dai. Ha smesso pure la grandine che avevo settato per Glaceon. Ormai questa è andata. È andata perché Flygon non ha nulla contro Rotom. Inoltre è un choice band. Vuol dire che posso utilizzare solo superpower ormai e è finita. La mia difesa... no, il mio attacco è sceso ormai, che fa cacare. Però quel superpower in genere a Flygon serve per, appunto, totalmente distruggere i Tyranitar e gli Excadrill. La lotta se finisce male, quindi, finisce così. Però, in realtà sono più che soddisfatto. Mi chiedo a volte se sarebbe stato più utile a questo punto portare Gyarados per abbassare l'attacco insieme a Morpeko e resistere un pochino di più. Siamo a 10 sconfitte, signori, male male. Un Ice Cube. Abbiamo davanti a noi un Ice Cube che potrebbe settare Aurora Veil. Abbiamo un Grimmsnarl. Non vedo del vento in coda, ma vedo molta difesa. Quindi, tra virgolette, per una volta Morpeko lo potrei lasciare a casa. Lui potrebbe partire o con Ice Cube o con Grimmsnarl, appunto. Di conseguenza, io potrei partire o con Flygon o con Gengar. O con tutti e due e vedere cosa succede. Potrei partire con un Flygon. In realtà forse è meglio un Gengar insieme a un Morpeko. Chi altro c'è lì? Debolezze, fammi vedere un po' di debolezze. Flygon lo vedo bene qui, in realtà lo vedo bene. Tutti attaccanti fisici a parte uno. Glaceon riporto. Io ci riprovo a riportare Glaceon. Ci riprovo così, così, tanto per. Anche perché Glaceon, gli ho messo anche Weather Ball, che diventa un attacco pietra se c'è una tempesta di sabbia in corso. Quindi è qualcosa che magari qualcuno non si aspetta, un tipo fuoco, anche se qui non ce ne sono. Accidenti, quindi loro partono, due shiny. Vabbè, caghiamo fuori dalle tazze allora. Vediamo un po'. Chi è la peggior minaccia qua?
Perché Ice Cube ha Bellidram. Se mette Bellidram è un macello. C'è da ragionare bene. Ma se faccio solo uno Sludge Wave, così, e con Morpeko mi difendo, no. Ma facciamo così. Max Oz a Ice Cube e un bel Fake Out a Grimmsnarl. Così Grimmsnarl non rompe, non fa cose. Forse dovrei smettere di Dynamaxarmi al primo turno. Il problema è che le minacce sono tante, quelle a inizio combattimento, sono quelle che il momento in cui si setta il tutto è questo. Quindi Fake Out lo usa Morpeko e dice no, tu stai fermo, non rompere, non ti puoi muovere. Poi Max Oz la faccio a lui, così lui non mette nessun light screen, che io non voglio nessun light screen qui. Aumento il mio attacco speciale. Bellidrum, eccolo lì. Ha fallito. Perché ha fallito? Bellidrum può fallire? Davvero? Beh, ci sono allora infiniti motivi. Quindi Ice Cube quello lì l'ha fatto difensivo. Molto interessante. Parting shot a chi lo faccio? Lo faccio a Grimmsnarl o Ice Cube? Lo faccio a Grimmsnarl. Eccolo lì, Ice Cube lo fa diventare grande. Ice Cube o Grimmsnarl? Chi avrà fatto diventare grande? Ice Cube. In realtà un Ice Cube difensivo non è male. Io ne ho fatte di uova di Ice Cube, tante anche. Thunder Wave. Mi ha paralizzato, bastardo zozzo. Perché qui Flygon si comporta molto male. Però Glaceon al contrario, se lui dovesse settare la grandine, perché sì, in realtà mi potrebbe far comodo. Non mi uccide, ma per poco. Cioè per poco no, però prossimo colpo mi uccide. A casa Ice Cube, a casa! Porca di quella zozza in video. Ho aumentato anche l'attacco speciale del mio Glaceon, che non è male. Vediamo chi altro ha lì dietro. Dreadnought. Tutti shiny allora. Va bene. Freezy Dry è super efficace contro Dreadnought e dovrebbe portarlo a casa in realtà. Non ne sono sicuro. Forse dovrei insistere con il Blizzard in modo da colpire, no? Perché non è molto efficace, ho bisogno per forza di Freezy Dry. Se no quello chi me lo leva di torno? Light Scream. Giusto in tempo lui. Bastardo zozzo. Max Hailstorm. Vabbè. E voi chiederete perché Max Hailstorm? Perché io voglio la mia grandine per il mio Glaceon. Lo voglio. Freezy Dry. Shottalo, ti prego. Bam! Glaceon, baby! That's what I'm talking about! That's what I'm talking about! Glaceon, baby! Glaceon. Non te l'aspettavi? È un Glaceon massimizzato proprio lì. Dracovish, signori. Dracovish! Very dangerous, Dracovish! Ai ai ai! Very dangerous, this Dracovish! Very, very dangerous! Forse devo proteggere un pochino. Nel caso in cui sia sto la scelta, dovrei proteggere il mio caro Flygon dietro. Quindi un Icy Wind sarebbe forse meglio. Se io faccio un Icy Wind, così magari li rallento un po'. È un bel Freezy Dry a Dracovish, che essendo Drago Acqua, questo qua gli fa per 4. Questo muore, lo sciotto. Per 4 Glaceon. Glaceon serve a questo, per Dracovish, Gyarados. A questi qua fa per 4. Bam, a casa, su. Via, pure un critico, ma stai sicuro che non serviva.
Stai sicuro che proprio non serviva, non ce ne frega niente. E adesso, Grimstar, cosa vuoi fare, Grimstar? Dimmelo un po'. Dimmelo un po', cosa vuoi fare? Io ti lancio un Morpeko, un Jojo. Vai, Jojo! Jojo, subito un fake out a Grimstar, perché proprio, guarda, deve star fermo lì. Deve star fermo lì e non deve rompere. Fake out. Ah, non si può fare con Psychic Terrain fake out? Non lo sapevo. Vabbè, mi sa che muore uguale. Sì. A casa, bebè! Yes! Questo mi piace. Questo mi piace vedere. Quando distruggo i meta, così, con la mia squadruncola, con questo agglomerato di sfigati. Vabbè, Gengar è anche un meta, ma in realtà non se ne vedono in giro di Gengar. Come mai? Come mai non si vedono in giro i Gengar? Prossima lotta, signori. Che da una parte a Gengar gli vorrei dare tantissimo, ma proprio tantissimo, un attacco folletto per settare il terreno. Misty Terrain, lì come si chiama, in modo che dopo Thunderway, non Thunderway, non me ne frega niente, non me li fai, mi segui? Buono a sapersi che il Misty Terrain non permette nemmeno il bruciapelo. Segnato qui, spero. Bene, cosa porta questo ragazzo? È quello di prima. Sbaglio o è quello di prima? No, è diverso ma Pokémon simili. Ha quel Duraludon in più. Allora, qui Morpeko si comporta molto bene. Mi sembra che si comporti molto meglio Flygon in questo matchup. A meno che non parta con Grimmsnarl. Se parte con Grimmsnarl è un problema per Flygon. Io parto comunque con Flygon. Gengar e Glaceon. Sawyer BC. Sawyer, come ti chiami? Sawyer. Grimmsnarl e Duraludon. Proprio come temevo. Forse Duraludon è quello che va distrutto prima? Duraludon, very dangerous boy. Grimmsnarl, very dangerous contro il mio Flygon. Però, signori, io sono il tipo che Dynamax al primo turno. Io bam, così. Diventa grande Flygon. Da una parte è meglio che abbia iniziato con Flygon, però anche questo mi fa sempre riflettere. Un Focus Blast su Gengar non sarebbe il top contro il Duraludon? No, perché non ne incontro neanche così tanti. Tu stai buono lì e non rompere la minchia. Posto, tu non ti muovi. E tu questo te lo becchi in faccia. Perfetto, quindi un 2 hit KO. E il mio Flygon, adesso che è maxato, dovrebbe resistere teoricamente. Un body press. Fa male, eh? Fa male, ma Morpeko dice no. Quindi in realtà quello c'è un attacco da difesa. Forse quello che mi interessa un attimo dire, ehi, stai un po' calmo, è Grimmsnarl. Gli mando il parting shot. Mi chiedo anche se possa servire a qualcosa aumentare la mia difesa. Grimmsnarl, riesco ad ammazzarti con un colpo? Secondo me sì. Punto Grimmsnarl questa volta, lascio il Duraludon lì. Reflect, ok, ci sta. Però io almeno sono riuscito a buffare il mio attacco una volta. Adesso aumento anche la mia difesa. Non sia mai che dopo mi arrivi un attacco in faccia. Adesso abbasserò l'attacco di Grimmsnarl, perché se mai dovesse arrivare quell'attacchino lì, come si chiama, quello che c'ha lui di fatine, de sto cavolo, non fa troppo male. Penso che posso andare tranquillamente con Gengar qui, perché se lui dovesse fare di nuovo l'attacco fisico, vedi body press, non è effetto su Gengar. Fregato! Buu! Bravo scemo. Adesso un Shadow Ball in faccia a Duraludon, mi sa che non glielo toglie nessuno. E un ennesimo Max Steel Spike su Grimmsnarl pure. Così che Grimmsnarl se ne va a quel paese, tanto farà in tempo a lanciare un Light Screen. Ah no, non lo mette. Perché non l'ha messo? È stato un po' stupido secondo me. Duraludon, ciao. Difesa speciale, nulla praticamente quella di Duraludon. Infatti se io mai mi facessi un Duraludon per spiazzare, gli pomperei pesantemente la difesa speciale. Così farei. Intanto la nostra difesa continua ad aumentare e il mio Flygon non delude, signori. Non delude Flygon, non vedo l'ora di vedere altri meme su Flygon. So che il mio subreddit si sta riempendo di meme su Flygon, ancora non l'ho visti. Lo registrerò domani quel video. That's what I'm talking about. C'è un Dracovish, signori, Dracovish che potrebbe essere pericoloso, ma in realtà
finché c'ho Flygon, sì, Flygon, finché c'ho Glaceon dietro, non dovrei aver problemi. Anche perché Glaceon resiste tranquillamente a tutto. Adesso qui è da ragionare, perché un Shadow Ball lo spariamo sicuramente a Rotom. E poi abbassiamo l'attacco con Flygon, con Breaking Swipe. Questo è un altro suggerimento che mi è stato dato da voi, di mettere Breaking Swipe a Flygon in modo da abbassare, non soltanto fare danno drago, ma abbassare l'attacco a minacce pericolose. Adesso Dracovish è vero che ha un sacco di HP, però ho tutti i miei Pokémon con me. Dai, Dracovish fa paura, ma ho tutti i miei Pokémon con me. Rotom, ok, ho tolto un sacco. Difesa speciale scende. Cos'è quello? Ok, la bacchetta per recuperarsi. Citrus Berry. Breaking Swipe. Pam, abbasso l'attacco a tutti e due. Quindi Dracovish sì, è pericoloso, ma fino a un certo punto. Ovvio che questo farà male a Flygon. Morirà. Non muore. Non muore. A me perché ho alzato moltissimo la mia difesa, è vero. Allora, bello, cioè... In realtà sono messo bene. Sì, mi diminuisce l'attacco, ma sono messo bene. Will-O-Wisp a Flygon. Un'altra Shadow Ball in faccia a Rotom, penso, sì. Un altro Breaking Swipe per abbassare ancora di più l'attacco a Dracovish, così che il mio Glaceon proprio non avrà problemi. Helping Hand vuole dare massima potenza all'attacco di Dracovish, però tu muori. Ciao. E avrà sicuramente massima potenza l'attacco di Dracovish, però lascia il tempo che trova. Me lo porto a casa questo Dracovish. Anche perché guarda come gli abbasso ancora di più l'attacco. Pa-pa-pam. Adesso tutti questi utilizzatori di Dracovish che cosa vogliono fare? È vero che così lui si setta. Un critico non mi avrebbe ucciso senza il critico, ve lo dico. Lui si setta la pioggia, che è pericolosa, però io ho tranquillissimamente Glaceon, davvero, cioè ho Glaceon. Lui non ha attacchi AOE, non ha attacchi d'aria, quindi non può fare niente che non mi metta paura. Ciao bello, tu ti becchi un freeze dry nerbucio del culo, come si suol dire. Nerbucetto, ti abbasso ancora di più l'attacco, ma così, for fun, guarda. Max Geyser. Flygon se ne va. Flygon è stato bravissimo. Flygon resiste. Flygon ha detto no. Pam, freeze dry, a casa. A casa, bebè. A casa, bebè. A casa. Dai, che goduria. Che goduria, il mio team funziona. Glaceon serve a qualcosa. I miei Pokémon. Quanta gioia quando è così. Non è molto più gioioso così che prendere un fottuto rental team e andare lì. Io uso la tattica del campione del mondo. Che ci fai con la tattica del campione del mondo? Te la ficchi al culo, ecco che ci fai. Signori, non abbiamo trovato purtroppo il team Lucario del campione del mondo, son cavolo, a proposito. Ma sappiate che l'ho battuto con questo stesso team e la cosa mi rende assai felice. Cioè sono proprio felice che questo team funzioni. Grazie a Morpeko evito che ci siano i setter che facciano quel che cavolo vogliono. Se c'è un ludicolo lancio Umbreon, purtroppo non lo avete potuto vedere all'azione, ma l'ho già provato e funziona. Quindi questo mio team mi rende felice. Tutti i Pokémon che ci sono al loro interno, a parte Gyarados, mi piacciono. Infatti Gyarados non l'ho neanche usato, è stato pressoché inutile. E potrei pensare di cambiarlo Gyarados. La cosa stuzzica la mia fantasia. Ci potrei mettere un bel Pokémon fuoco per quelle situazioni lì in cui è un attacco che mi manca proprio, no? Il fuoco, quindi potrebbe essere il caso di prenderlo. O anche sì, un attaccante d'acqua ma speciale. Stavo pensando allo starter d'acqua Inteleon, perché Inteleon è anche un ottimo setter di screen, come Grimmsnarl, proprio grazie alla sua velocità. Vedremo con l'evolversi del tempo e delle situazioni. Intanto, signori, grazie di essere stati con me. Adesso, a questo lato qua, appariranno dei video cliccabili
Io vi ringrazio per il supporto che state dando a questi combattimenti, mi state facendo trovare tanta gioia in questo gioco, nel competitivo, con il vostro aiuto e tutto. Iscrivetevi se non siete iscritti, soprattutto campanella, signori. Buonanotte. Ah.